Allora, c'è stata una situazione un po' particolare, no? Perché voi sapete che il tifo juventino è un po' particolare, sembra un tifo schizofrenico alcune volte, in cui ci sono delle persone che pensano delle cose, poi le vengono a dire, poi in realtà quelle cose non sono più dette, insomma, vengono scritte, poi le ritirano, poi le dicono no, ma io l'ho scritto perché no. Insomma, c'è sta bipolarismo, c'è sta schizofrenia. L'altro giorno, dopo la partita che noi abbiamo perso contro il Verona, le stesse persone che qualche tempo fa mi hanno detto: Matt, ma tu sbagli nell'avere mentalità di voler vincere il campionato, perché il campionato lo possiamo anche far vincere agli altri, l'importante è vincere in Europa. Sono venuti da me e mi hanno detto: Matt, perché secondo te quest'anno non si vince manco il campionato? Sono preoccupato. Allora ho detto: ragazzi, io farò un video dedicato a questa cosa, perché secondo me, o qui non è, o io parlo una lingua completamente diversa e non mi so spiegare, il che è difficile perché comunque ci guadagno su sta cosa, nel senso ci lavoro, è il mio lavoro questo, quindi evidentemente qualcosa so dirla, oppure evidentemente non sono stato abbastanza chiaro nei mesi scorsi. Quando io ho detto la Juventus deve vincere tutto in stagione, non ho detto che la Juventus deve vincere tutto perché io ho il fetish del campionato. Io ho detto che la Juventus deve vincere tutto perché questa è una squadra che, per filosofia di gioco e per filosofia mentale, non di gioco, si accosta a squadre come Real, Barcellona, United, cioè sono delle squadre che nella propria storia hanno sempre vinto tante e che devono continuare a vincere. Allora, il primo passo per vincere in Europa è comunque avere una solida base nazionale. Le due finali che tu hai fatto negli anni precedenti le hai fatte perché comunque tu hai saputo creare all'interno della squadra una mentalità vincente con giocatori che sono stati presi anche grazie ad introiti ottenuti dalle vittorie nazionali. Se tu nell'anno in cui una personalità come Conte, che per gli juventini oggi è un po', diciamo, antipatica, arriva all'Inter e dice: io vado all'Inter e voglio vincere lo scudetto, tu glielo fai vincere, e io ti dicevo qualche mese fa: ragazzi, vedete che se voi non ci impegniamo e prendiamo le partite sotto gamba e continuiamo a giustificare il fatto che la Juve di Sarri prenda 20 tiri in porta, no, perché te ne frega, tanto abbiamo vinto 4-0, abbiamo vinto 4-3 col Napoli, abbiamo superato il girone di Champions da primi, tu pensi troppo al campionato, tu a te sicuramente, tu non c'hai mentalità. La mentalità non credo l'abbiate voi, onestamente, perché in alcuni momenti bisogna anche riconoscere i propri errori. Capito il discorso? Il fatto che lui sia primo con la Juventus, io non credo che abbia stupito molti, cioè la Juventus ci mancherebbe altra che non fosse prima. Mi spiegate quali sono i grandi ostacoli che la Juve deve affrontare in Italia? Scusatemi, perché io non lo capisco. Cioè, ma voi avete l'ambizione di vincere in Europa contro squadre del calibro di Liverpool, Barcellona, Real Madrid, e poi vi preoccupate della Lazio, del Milan, dell'Inter? Ma stiamo scherzando? Cioè, ma con questa mentalità dove devi andare? Tu in Italia, per il vantaggio che hai dal punto di vista tecnico e per il vantaggio che hai nella programmazione, tu te li dovresti divorare i tuoi avversari, veramente i campionati li dovresti chiudere a febbraio, perché così che è, ragazzi, non è una mia opinione, questo è un fatto. Che la Juventus sia nettamente più forte tecnicamente dell'Inter e della Lazio è un fatto. Poi che voi quando diciate no, perché il centrocampo della Lazio è migliore del nostro, il centrocampo della Lazio è migliore del nostro, il centrocampo della Juve non è all'altezza delle big europee, il centrocampo della Juve per vincere in Italia è più che sufficiente. Anzi, addirittura meglio di quello dell'anno scorso, perché l'anno scorso, che dire, Emre Can costantemente infortunati, giocavamo con Pjanic, Bentancur e con Matuidi. Quest'anno abbiamo venduto Emre Can come dei polli, abbiamo, voglio dire, giocatori come Rabiot, che sta crescendo, come Ramsey, Bernardeschi riscoperto mezzala che non viene schierato mai, quindi qualcosina in più c'è. Non abbiamo un top player per l'Europa, sono d'accordo, in Europa si può fare questo discorso, ma se voi veramente credete di imputare questa stagione, che per ora per me è deludente, voglio dire, tutto al centrocampo, mi dispiace, ma secondo me avete sbagliato, perché poi la fase difensiva chi la fa? La faccio io, la preparo io la partita durante la settimana, la prepara lui, la prepara Sarri. Il fatto che si segni di meno rispetto all'anno scorso, chi è che fa segnare di meno? Le dico io agli attaccanti come muoversi in campo, e Sarri che glielo dice, perché io così non riesco a capire quale sia il punto di vista, francamente, che portate avanti. La verità delle cose è che voi non capirete il valore delle vittorie che abbiamo avuto negli anni scorsi finché non perderete i trofei. Pure con la Supercoppa era così. La Supercoppa non fa niente, il giorno prima non fa niente che perdiamo la Supercoppa, che ce frega a noi della Supercoppa, che ce frega il trofeo del nonno, abbiamo perso la Supercoppa, i processi, oddio, abbiamo perso la Supercoppa, vergogna, abbiamo perso un sacco di soldi, abbiamo perso un sacco, è quello che cercavo di dirvi. Allora poi non ve lamentate quando si perdono i trofei, perché
prenderli sotto gamba, sia come giocatori che come tifosi, è sbagliato. Non mi stancherò mai di dirlo. Cioè, questa è una squadra che ha fatto la storia del calcio. Non è una squadra che è nata così con la borghesia in cui si snobbano i trofei. Qua pure il trofeo più piccolo va vinto, perché ti dà una mano a livello di prestigio. Cioè, non so più come spiegarlo. Fatemi sapere nei commenti.